If you like Mutual Video, you will love Mutual Life. Link in the description below. È tornato normale, sì. Ciao Goldo. Ciao Goldo, adesso ciao, è tutto Goldo, normale. Come stai? Voi non lo sapete, prima eravamo in miniera e per colpa di Goldo e tutta la sua corruzione siamo stati invasi da tipo 800 silverfish che ci hanno sterminato. Si può smettere di masturbare? Ma perché si sega ogni due secondi? Basta! Mi scusi! Tra l'altro ogni due secondi per tre ore, quella cosa. Le devo confessare una cosa, le confesso una confessione da me medesimo fatta. L'acqua era benedetta. Ma quindi c'è di mezzo il dio lupo. È stato battezzato nella chiesa del dio lupo. E quanto costa il battesimo, signor Mollo? Manna sciocchezzuola, in realtà, caro Poldo. Oddio, effettivamente le devo già 600 diamanti, quindi questo quant'è? 10 diamanti. Ah, minchia. Vorrei essere te. Però adesso Gold è battezzato, maledizione. Io sono il pontefice di Reggio Puglia, non battezzato, è pagano. Gold non è più pagano. Allora bisogna battezzare anche Poldo. Allora entri anche lei nelle 620 diamanti. No, raga, entri, vabbè, battezziamoci. Attivi. Ultimo giorno attivato. Da pagano. Ma no, scusa. Ecco. Oh, sento il potere. Non sono più pagano. L'ha rotta. Oh, dei demoni. Oh, dei pagani. Che diavolo. Mamma mia, è il diavolo. Raga, credo che la macchina del battesimo non ha retto quanto io sia pagano. Essendo io il pontefice, è esplosa. Pagano! Sono il pagante. Sono il pagante. Scappo. Chi è che ha del cibo? Ottimi. Fermo lì. Ho l'acqua del fiume in mano. Tu sai chiesa. Cosa succede? Ma questa non si magna. La bevo. Se non è un vero stimpelamentarsi. Non capisco. Pandora per sempre. Non mi toccare mai più con quell'accetta. Non farlo. Questa è una minaccia. Allontanati con l'accetta o la bevo. Non bere l'acqua del fiume. Potrebbe cancellare Pandora. Mi basterebbe bere questa intera bottiglietta e tutti voi verrete cancellati dalla faccia di Pandora insieme a questo mondo al dio lupo e tutto quanto. Sì, ok, ma ce la fai tutta ad un fiato, stupido. Secondo me non ce la fa. Mica ci entra tutta quell'acqua nei polmoni. Sfigato. Stupido scemo. No! Oddio, 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 l'ho visto. E intanto io non ho più la mia roba. Comunque. Ah, io non sono morto ancora. Ma è ancora vivo? Il lupo mi ha salvato. Vi aspettavo un'esplosione, Don Mollo. Anch'io. Ah no, è qua. Perché piange il signor Muso? Ho assistito all'ascesa del signor Mollo. Come ha assistito all'ascesa del signor Mollo? Guardi, cadono stelle cadenti. Venga. Dove? Ah! Don Mollo. Dov'è? Ho sentito. Eccolo! Sono asceso. Che cosa ha visto Don Mollo? Ce lo descrivo. Ho visto cose che voi umani non poteste neanche immaginare. Ha incontrato il dio lupo? Ho incontrato il dio lupo. Il dio lupo è sempre con noi. Ma perché parla come Pluto? Ho sofferto come da Pippo. Piccolo. Pluto non parla poi. Oh, scusate, no, quelli che guardavo io erano diversi. Non è possibile ogni volta che fai questi fail. Cioè, cazzo! Dai! Io dobbiamo rifarla. Forza. Perché io lo guardavo craccato, raga. Scusate. Quindi com'è che si chiama? Ascendi di nuovo. Vabbè, sì, sì. No, capisco, ma lui invece? Goldo. No, no, il coso che Goldo, imita. Dobbiamo ripartire, cosa? Goldo. La voce che imita. Goldo se n'è andato. Ah, Pippo, ma come se n'è andato? Discensione. Goldo, vieni qua. Ma lui era un po' più a destra, però, Un po' più a destra? No, turnica. Alla sua sinistra, signor Mollo, grazie. Turnica, bravo. Mi sono rialzato. Ma come ti sei rialzato? Discensione di Don Mollo, Chuck 2 si gira. Aiuto! Mollo! Mollo! È sceso come Tupac. Aiutatemi, fratelli. È asceso e poi è disceso, è sceso, è asceso e poi è sceso. Cosa ha visto lassù Don Mollo? Ci dichi. Sono asceso al cielo. Minchia, ma perché parla come Pippo? Ho sofferto da piccolo. Ma non poco, Signori, che cos'era questo rumore? Ho visto i marziani, gli alieni. Il dio lupo appena ha rotto un bicchiere. Come ha rotto un bicchiere? Sì. Mi dica di stare attento che si potrebbe tagliare. Sarà stato il caldo, sarà stato il caldo. Si fa parecchio caldo. Il dio lupo mi ha parlato. Ha detto che io sono il prescelto. Ha detto che io sono il mietitore. Ha detto come che il mietitore? Sono il coglione. Pure. Ha detto che sicuramente io sono un prete. Ma di sicuro non sono un coglione. Ma prima ha detto che era un coglione. Ha detto che io sono Tupac. Hola, me. E ha detto che ho una missione. E qual è questa missione, Don Mollo? Don Pac. Riconquistare la East Coast. Vada, Tupac. No. Ho ucciso Tupac. Ok, è ancora vivo. Tupac, la prego, mi faccio salire. Minchia, raga, sto per ammazzare Tupac di nuovo. Uccidere.
No. L'ultimo pagano rimasto. E chi è l'ultimo pagano? Lo sappiamo tutti chi è l'ultimo pagano rimasto. Il pontefice di Reggio Puglia. Per il dio lupo. Sta marcia. Oddio. Brucio. Brucio. L'inquisizione. E come si scende? A piedi. È morto pure Musso. Ma come? Oddio, ma sto volando. Anch'io lo vedo saltare. Anch'io lo vedo. Cioè, mi vedo. Perché parli di te stesso in terza persona? Ma sta fermo, pesce, no. Puoi ripetere, per favore? Musso. Ah. Don Malu le deve delle scuse, mi sa. Devo delle scuse, ho spinto lo spazio del mouse e ho pigiato tastierifico. Così. Padre, insomma, ci mancherebbe, padre. Devi venire con me, Muso. Devo venire con te? Ciccio Gamer aveva rubato le sue cose, gliele ho recuperate. No, Ciccio. Bravo, ma che bravo. Di questi cicci non ci si può fidare, però. È tutto qui, signor Muso. Ma io la ringrazio, padre. Perché, Franzo? No, Franzo è il bagnolo. Oddio! È Ciccio! È tornato! Okay. Guarda che mostro di Firenze, tra le altre cose, era Stepney, però vabbè, dettagli, Aia! No, brutto coglione! No! Tieni, tieni, tieni! L'ultima volta che qualcuno ha fatto incazzare Franzo è finita molto male, Muso, quindi sta bello attento. Questo. Oh. Salve, amici miei! Il mostro di Firenze! È Stepney! Ma è Solange! Salve! Ciao, Solange! Buongiorno! Salve, amici miei! Salve. È da molto tempo che non passo da queste parti. Sì. Vedo che ci sono delle novità. Sono sceso al cielo, come lei è sceso al sole. Magnifico! Solange. Deve essere stata un'esperienza veramente inebriante. Ha visto molto, Tupac, molto. Faccia lei. Il dio lupo era reincarnato in Tupac. Dove è stato tutto questo tempo? No, Franzo, Franzo, appunto, dove sta? Diciamo che sono stato evocato da un'altra parte, ecco. Fa parte della lore questo, scusa. Di Solange. Non credo. Sta parlando con la voce tutta. Lo vedo abbastanza impostato. Ma io infatti vedo la YouTube regia che sta registrando. Io pensavo fosse loro. No, allora ricominciamo. Ah, Solange okay, torna indietro, ritorna. Attivate lo shader, Solange ritorna con l'asinello. No, non capisco che sta succedendo. Il ritorno di Solange. No. Troppo Solange. Ritorno di Solange, Chuck, tre shader attive, si gira. In nome del sole, come si cavalca questo demonio? Il mostro di Firenze! Solange! Sono caduto in una buca! Oh, perché salve, amici miei! Solo un secondo, cerco di domare questo demone abissale. Ciao, salve, Solange! Salve! Ma quindi non è il mostro di Firenze, è solo un abitante di Cesenatico al mare. Esattamente. Credo. Signor Poldo ha bevuto l'acqua del Sium. Stavamo per distruggere l'intera Pandora, signor Soler. Ma è una sorta di Estus? No, non è proprio l'acqua del Sium. No, io non parlo messicano, però. Okay. Sì, sì. Un'acqua pericolosissima che ho bevuto in modo sconsiderato. Oh, no. Don Mollo è asceso e ha visto Tupac, che gli ha detto che lui è il prossimo, è il prescelto. Tupac? È successa anche una cosa secondaria, ovvero mio fratello è stato assassinato nella chiesa di Don Mollo. Siamo andati fino all'inferno per farlo resuscitare. È tornato sotto forma di Cremisi. Dopodiché siamo tornati nel regno normale. Abbiamo provato a farlo tornare una persona normale. Normale tramite un macchinario di Elisir, però è diventato Ciccio Gamer. Poi Ciccio Gamer è morto. E tramite un macchinario è ritornato normale. Adesso siamo qui. No! E abbiamo costruito questa macchina, signor Solange. Una macchina? Cos'è questo Elisir? Sembra una sorta di Estus. E in tutto questo, Gold è diventato cattolico. Vero, è stato battezzato. Sì. Accidenti. Ora è un seguace del dio lupo. Ah, quindi i cattolici venerano il dio lupo. Esatto. Che in realtà è Tupac. Qua siamo che in realtà è Tupac. Invece magnifico. I pagani apprezzano il culto del dio degli orchi. Ah, quindi veneranno Shrek. Possiamo dire di sì. Somebody once told me the world is gonna roll me. Ma sa anche bravo, vedo che lui sarà apprezza. Ma senti come rappa. Yo. Sì. 5 minutes later. Scusate, ho lavato il microfono, adesso basta. Ah, ok, scusa, non pensavo fosse una base. Era il sim definitivo. No! Ma perché qui la gente ma è colpa del sim? No, Goldo! Mo' sbagliato. Perdonatemi, torno immediatamente, vado a controllare le mie galline. Ciao, Solange. Torno ciao, subito. Solange. Oddio. Ho la prostata infiammata. No, Marco, scusi. Ma voi per caso avete qualche rimedio contro la sborra? Ma com'era? Cosa?
Come? Scusi. Ma per digerirla? Mommy slave, torniamo a casa. No, Goldo! È stato rapito, un battezzato è stato rapito, Don Mollu, da un pagano. Se lo porto via. No, ma è velocissimo! Ormai non c'è più niente da fare, signore. Ma qualcuno ha detto che si è rotta la barca? Porca paletta. Stanno scendendo. Ma quindi vuol dire che sono battezzati tutti e due? E penso di sì. Wow. Stanno scendendo. O forse a metà. Ma mi sa che Goldo non è guarito del tutto, Poldo. Ogni tanto svalvola ancora. Non è che si ritrasforma. Così, apre la bocca e faccia bra. Che cosa è successo? Non lo so, io ho visto Muso caga sburarsi addosso. No, c'ho ancora la sbarra malsana. Signor Muso, queste minchiate vanno avanti da Pandora 1. Si sono estese anche fuori da Minecraft ormai, non ce la faccio più. Della sbarra in chiamata? Anche quella è legge. Quella? Come diceva Angelo Greco, questa è la legge. Oh! È preso un'ulcera fulminante, non so che dire. Ciao Poldo! Ciao Don Mollu! È tornato! Ciao Muso, ciao Poldo! Hello! Mi può tornare il lazzo, per favore? Oh! Oh, che succede? Oh, calmo, stai calmo. È impossessato. È impossessato. Non lo toccate. Morte. Ma non fa nessun bello. Oh, aiuto, sto attaccando. Si mette dietro, si mette dietro. Goldo, lascialo stare. Goldo, lascialo stare. Goldo. Via, via, via. Ehi, giù. Aiuto. Ah, basta, noi ci ritiriamo a Reggio Puglia. Ciao ragazzi, Reggio Puglia, out. Ma dove cazzo vanno? Ti sei calmato? No, perché non so se te ne sei accorto, eh. Franzo, la nostra lore per oggi l'abbiamo fatta, no? Sì, sì, potete staccare le shader. Oh, yeah. Una volta queste shader. No, oh, è un... L'ha fatto, Don Mollu l'ha fatto. Riattivate le shader subito. Riattiviamo le shader. minchia. Rotto. Andiamo da BC Enzo a prendere i medaglioni del... Medaglioni solari! Medaglioni solari, quelli. Mm. Eccoci! Madonna! Chi ci cerca? Ciao, anche voi! Il campanello. Salve amici miei, eccoci. Rispetto sempre! Rispetto! Rispetto per il sole! Sempre sia lodato, amici miei! Pasquale, Bicienzo, c'era Solange che cercava dei medaglioni solari. Noi abbiamo i medaglioni solari. Ah, sì, ne abbiamo uno qua, certo! Magnifico! Permesso. Permesso, grazie. Ah, me lo ricordo. Il nostro unico sole. Wow, nostro unico sole. Incredibile. Sì, sì, me lo ricordo bene. Grandissimo. Con le tue sporche labbra e tieni lontane a Maradona, capito? Ma, cioè, è un po' come... Sì. Ma fatti incazzare di jeans. Signor Cavaliere. Eccomi. Buone, a te piace doloroso. Eccolo. L'ho già portato il carbone, l'ho portato l'altra volta. Non facciamo scherzi. Ha portato il carbone. Bello il carbone, dacci il carbone. Daccelo. Eccolo. Prendetelo. Oh, si è rubato il carbone questo. Ma no, non ce... guardi, non ce l'ho io. Ce l'avete voi? Signori, io vi devo dire che non guardo. Sì? Prego. Nemmeno io. Non tengo nada. Dove sono gli slime che ci devi? Che bello. Che? Ci devi bagare le mucche. H26 mucche. Non è molto tempo, ho controllato. Non è molto, ma ne sono passati due. Va bene. E il signor Cavaliere desiderava qualcos'altro? Ma come dicevo, sono venuto qua perché mi hanno detto che potevo trovare dei medaglioni solari. Eccoli qua, signor Cavaliere, freschi, appena raccolti. Medaglioni, un po' sporchi, forse devi un attimo lucidarli. Che bello, sono anche commestibili. Li mangi? Magnifico. Adesso non posso, mi piacerebbe, ma non posso perché se apro la bocca non riesco a infilare. Adesso ha fame? Aspetta che mi viene fame adesso, eh. Ah, che bontà. Buono. Sento che si fa strada dentro di me. Ma stai sta vomitando dove? Ma cosa? Nel nostro tappeto azzurro? Sì, così via. Porta rispetto per il tappeto. So volare. Stavo dicendo, signor Cavaliere, le abbiamo fatto uno scherzo, non era quello il medaglione solare. Ma che burloni questi napoletani. Lei l'ha mangiato, ma le pare che un medaglione si possa mangiare? Ma te li fanno quelli capire, che si, tipo i biscotti solari. Comunque, stavo scherzando, ovviamente, il medaglione è questo, venga qua. Wow, lo tiene veramente. Cos'è? Certo, guardi, è originale. Ma è bellissimo. Lo sai che ce lo deve pagare, vero? Ho già dato il carbone. Io non ascolti, carbone. Questo è di marca, cioè non basta quel poco carbone. Va bene, ho capito, ci penso io a pagare, ho tutto quello che serve. Ecco fatto, tenga il resto, amico mio.
Ma c'è il medaglione, tra l'altro. Ma pagato col medaglione. Di notte non funziona. Carbone. Va bene, intanto cominciamo con qualche patata. Anche delle torce. Fanno sempre comodo. Ecco, mettiamone una qua, sì? Ha finito di riempirmi di pattume l'inventario. Ma perché dice così? Sono regali, accidenti. Perché non accettate mai la mia amicizia, uffa? Ma sai cosa, sai cosa le dico? Ecco, non lo voglio il suo medaglione solare. No! Ma sei incazzato solare. Oh, ma tutti nella nostra cantina? Oh, ma che? Me ne vado, non è così che si fa la Jolly Cooperation. Tutto normale, Solange, non si preoccupi. Solange. L'ho preso. Ehi, oddio, l'hanno agguantato. Che succede? Non costringetemi a usare la mia pala di ferro. No, 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 oddio. no, buono. Ehi. Vieni qua, vieni qua, prendi, qua. Prendi questo e lasciami, maledizione. Ah, no, buono. No, ehi. Ehi. Questo. Ah, ci pensa. Ce l'ho. Amberi che brucia il culo. No, buono. Che voglia. No, raga, non so come si fa. No, niente, questo non lo so. Vabbè, oh, ma pedofischi questa se. Cioè, ma guarda te, oh. Guardate, ma oh, una palpatina. Quindi vuoi un Rolex? No, non lo voglio. Ma originale? No. Allora glielo vendo soltanto per una stack di legno, va bene? No. È poco. Non lo voglio e basta. Minchia, si è offeso veramente, però, Allora figlia, niente, io volevo fare uno scambio eco. Ma questo adesso era un ordine. Oddio. Immediatamente. Minchia. No, no, io non vedo, non guardo. Ciao Solange, sta un piacere. Ho detto porta il legno. Altrimenti che fate? Mi uccidete? Questi ti rompono il culo, solo. Altrimenti ammazzerò i civili. Ah! Oddio! Ah! Accidenti! Ah, niente, non voglio fare così. Lo spengo. Certo. Ci porti il legno oppure ti sparerò un'altra freccia. Ma non sono io. Ma lo stesso civile. Perché diventa colpa mia questa cosa? Ho detto di portarlo. È colpa tua. Non ho visto niente. È tutta colpa tua, vedi? Hai visto che hai fatto? Il legno. Vergognati. Bastava portare del legno. Sei un uomo orribile. Sei orribile, è colpa tua. Vai via da qui, non ti vogliamo più. Ma che cazzo sta succedendo? Vai via, spariamo un altro civile. Sparisci. Guarda. Dagli il legno. No! 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 Noi gli avevamo detto chiaro e tondo, portaci il legno oppure ammazzare le persone. Scusi, ma lei l'italiano lo conosce? Cioè, lo so io. Guarda quanto sono pazzo. È proprio pazzo! È proprio pazzo! È completamente impazzito! Quindi lo vuole il Rolex? Ah, ascolti, facciamo 40 di legno, dai. Non lo so, mi sento a disagio. Avete sentito anche voi? È stato abbastanza inquietante. Si mette ad ammazzare i civili anche lui. E perché proprio non so. Va bene, andrò a prendere questa legna. Ma non voglio il vostro maledetto Rolex. Andiamo. Scusi, lei ci sta prendendo in giro? Assolutamente no. Ah no, no, perché c'è la sborra malata. Malsana, la sborra malata? Ah, malsana. Voi sì, avete qualcosa per curare la sborra malsana di questo povero ragazzo? Va avanti da due giorni. No, ancora no!